Tutti, ogni giorno, continuamente, anche senza rendercene conto, utilizziamo il dialogo interiore. Spesso però si tratta di un dialogo interiore negativo, che può avere delle gravi ripercussioni, sia sulle nostre decisioni che sulle nostre azioni. Scopri 3 semplici metodi da mettere subito in pratica per interrompere questa negatività. Sono Maddalena e tu sei su Adamas Carisma per Tutti, il canale giusto per imparare ad ottenere tutto ciò che vuoi. Iscriviti subito al mio canale e clicca sulla campanellina per non perdere i miei video che pubblicherò ogni lunedì e venerdì alle 13. E ricordati di lasciarmi un like! Per tutta la nostra vita, la nostra vocina interiore continua a parlarci, incessantemente, anche se in genere non la sentiamo e non ci facciamo caso. Eppure ha un potere enorme su di noi, ci condiziona profondamente. Per questo motivo dovremmo prenderne coscienza e riuscire ad analizzarla al meglio e così indirizzarla nel giusto modo. Il più delle volte il nostro dialogo interiore ha dei connotati negativi e così ci porta a sabotarci inconsapevolmente. Quest'aura di negatività spesso affonda le radici nei primi anni di vita, germina durante l'infanzia e talvolta si rafforza durante l'adolescenza. Deriva dai divieti, dai rimproveri, dalle imposizioni, dalle osservazioni che furono fatte. Fatte seppur a fin di bene dalle figure adulte della nostra vita. Gli intenti in genere sono sempre positivi, mirano a dare una corretta impostazione di vita. Ma a volte l'errore risiede non tanto nei contenuti, quanto piuttosto nei modi. E questi influiscono poi sulla forma mentale che si produce nell'individuo. È giusto ricevere dei limiti, osservare e rispettare regole e divieti. Ma questi non devono poi diventare paralizzanti una volta assorbiti dal nostro dialogo interiore. Dialogo interiore che inconsapevolmente mutua alcuni atteggiamenti e diviene il nostro peggior critico e sabotatore. Se prendi consapevolezza della voce dentro di te, ti accorgerai che in genere le critiche che rivolgi a te stesso sono decisamente più aspre e crudeli di quelle che ti rivolgerebbe chiunque altro, oppure che tu esterneresti nei confronti di altri. Se sei sempre negativo con te stesso, se ti convinci di non essere mai all'altezza delle tue aspettative e di quelle degli altri, finirai col mettere in atto dei comportamenti che andranno ad avvalorare l'idea negativa che hai di te. Questo con il processo delle profezie che si autoavverano, in una spirale di errori e di fallimenti che presto ti inghiottirà. Ma ne parleremo in un altro video. Ora vediamo 3 semplici metodi da mettere in pratica per modificare subito le tue abitudini. Evita il tu devi. Una volta presa consapevolezza della tua voce interiore, riuscirai a notare che tende a ripeterti sempre cosa devi o non devi fare. Mette sempre l'accento sul dovere e questo ha degli esiti catastrofici. Saprai bene che quando qualcosa viene imposto a forza, non viene certo accolto con favore. Si genera quasi inevitabilmente una reazione di ribellione. E anche quando si fa o non si fa una determinata cosa, avviene controvoglia, provocando un grandissimo peso. Le azioni così compiute non portano mai a grandi risultati e questo alla lunga è assolutamente frustrante. È necessario però essere consapevoli di tutti questi doveri che provengono dal dialogo interiore. Dunque, ogni volta che appaiono, scrivili e rendili oggettivi. Analizzati e chiediti perché davvero dovresti o non dovresti fare determinate cose. Sono atti e comportamenti che davvero desideri, che potrebbero risultare utili alla tua vita, possono giovarti in qualche modo, o derivano piuttosto dal retaggio del tuo passato, della tua educazione, di convenzioni spesso inutili e alle quali non credi realmente, e sono magari tutte sovrastrutture delle quali potresti liberarti. Scrivi tutto e ritieni validi solo alcuni dei doveri. Ma cancella tutto quello che può minare il tuo benessere interiore. Questo senza portare nulla di utile e di proficuo nella tua vita. Sentiti libero di scegliere con consapevolezza, con cognizione, con obiettività
È ovvio che non si possa essere del tutto liberi di fare tutto ciò che si vuole nella propria vita. Ed è altrettanto ovvio che alcuni obblighi siano assolutamente indispensabili, anche se talvolta poco piacevoli. Ma ti accorgerai che tanti altri si possono tranquillamente cancellare, alleggerendoci di zavorre inutili che magari ci portiamo dietro da anni e anni. Sostituisci con «io posso». Dopo aver fatto questo utile esercizio, fanne un altro, altrettanto proficuo. Sostituisci, ancora una volta scrivendolo, i «io devo» con i «io posso». Sembra una piccola cosa, ma fa un'enorme differenza. Passerai dall'oppressione e dall'angoscia del dovere alla libertà della possibilità. Se tu puoi fare qualcosa, hai la libertà di scegliere se farla o non farla. E nel momento in cui deciderai di farla, sarà con consapevolezza, con gioia, con l'orgoglio di esserne in grado, con l'impegno di dare il tuo meglio e con la soddisfazione di raccoglierne i risultati. È un cambio di prospettiva assolutamente decisivo, che apporta tutta la positività delle opportunità che risiedono nel libero arbitrio e che ti consentono di metterti in gioco e di evolvere in un percorso di miglioramento personale. Non dimenticare mai l'importanza della scelta delle parole, di quanto queste siano importanti nell'inanellarsi dei pensieri e delle azioni che poi i pensieri seguono. A questo proposito ti consiglio di andare a guardare queste playlist. Passa all'azione. Dopo aver fatto questi due utilissimi esercizi, che ti suggerisco di mantenere sempre nelle tue sane abitudini, passa a fare il terzo, quello più decisivo. Passa dai pensieri all'azione. Altrimenti rimarranno solo e sempre delle belle parole e delle astrazioni inconcludenti. Come ti ripeto spesso, nulla è più potente della magia del fare. Quando si desidera qualcosa, bisogna mettersi in moto ed agire, non limitarsi a pensarla e magari ad idealizzarla. Non possono mai esserci garanzie di riuscita in nulla. Ma se non si passa dai pensieri all'azione, non si potrà mai sapere se l'esito potrà essere positivo. Dunque agisci senza timore, senza porti troppe domande del tutto paralizzanti e che comunque non potranno mai ricevere una risposta certa. Tutto è sempre un salto nel buio, ma iniziare a fare qualcosa di qualunque genere, piccola o grande che sia, può rivelarsi entusiasmante, elettrizzante se lo si fa con lo spirito giusto. Il tuo dialogo interiore non potrà più sabotarti perché tu ne avrai preso consapevolezza e saprai come gestirlo e diventerai molto più libero e molto più attivo nella tua vita perché non sarai più oppresso e perseguitato dai pensieri negativi, ma saprai come e dove indirizzare le tue azioni. Adamas diventa come un diamante. Brillante, prezioso ed invincibile.